Nuova intervista sempre qui da Siena, abbiamo con noi Tiziana Del Monaco, imprenditrice del campo della ristorazione. Benvenuta, sì. Tiziana. Grazie, buongiorno a tutti. Tiziana, buonasera. Giriamoci un attimo insieme, sì. E guardiamo questo splendido spettacolo, macchine che provengono da tutto il mondo, macchine dagli anni 20 fino a quelle più recenti. Abbiamo una macchina, come tu ben sai, che gareggia per Fonditalia, sì, una Porsche Spitzer. Che è partita appena adesso. È appena partita, l'abbiamo appena vista partire, prossima tappa finale oggi a Parma. Ecco, l'hashtag che abbiamo è la formazione non si ferma. Quanto è importante per un'impresa, per un'imprenditrice, anche di un settore così delicato e che ha sofferto molto in questi due anni di pandemia, quale la ristorazione, il settore nel quale tu operi, investire in formazione per poter sempre essere competitivi? In questo momento è l'unica nostra speranza, perché il settore attraversa una crisi fortissima, sia per quello che ci portiamo dietro dopo il Covid, sia perché effettivamente abbiamo il grande problema che non troviamo manodopera, sia manodopera specializzata sia manodopera che ha voglia ancora di fidarsi di questo settore. Quindi ormai non ci possiamo più affidare a, diciamo, la formazione che offrono le scuole alberghiere, le scuole turistiche, perché sono ragazzi spesso che fanno queste scuole senza nessun tipo di vocazione, possiamo anche dire questo. E quindi è tutto affidato, diciamo, alla formazione sul campo. Per noi è importantissimo far sapere a tutto il settore Horeca, che in questo momento è in profonda crisi, che abbiamo la possibilità di nuovo di uscire da questo grave momento. Tiziana, spieghiamo un attimo a chi ci ascolta, sì, che la formazione finanziata da Fonditalia all'imprenditore non costa nulla, perché c'è soltanto la mancata produttività, sì, cioè bisogna farla durante l'orario ordinario di lavoro, però dà una grande opportunità, quella che dicevi tu prima. Io posso formare le professionalità che mi servono secondo le mie esigenze, certo, giusto? Certo, in questo momento è la nostra carta vincente e io sono molto fiduciosa, tra l'altro, in tutti i progetti di cui ho sentito parlare per Fonditalia, perché sono progetti che riguarderanno assolutamente il nostro settore in maniera molto diretta, quindi sono contenta. E soprattutto bisognerebbe però far sapere a tutte le aziende che questa formazione non ha nessun costo aggiuntivo, perché sono il famoso 0,30% che comunque le aziende versano già, sì, è quello, adesso all'INPS. Ricordiamo che è il contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria, che esiste, sì, da tantissimo tempo. Le imprese non sanno. E ecco, quindi i soldi sono buttati là. Bravissima, tanto vale utilizzarli al meglio. Tiziana, voi ultimamente avete aderito come appunto associazione dei ristoratori, sì, anche a Federterziario, quindi avete deciso di avere una copertura, fammi passare questo termine, ancora più importante, perché soltanto insieme si riesce, sì, a far valere le proprie esigenze, sì, i propri diritti. Sì, noi come associazione DNI Tutela Nazionale Imprese, che è un'associazione nata durante il Covid, quindi molto giovane, fatta di persone che lavorano sul campo come me, abbiamo deciso di aderire a Federterziario. Siamo proprio la branca del settore Horeca, quindi di tutta l'accoglienza che è profondamente in crisi. E quindi in questo momento vorrei dire a tutti gli associati di DNI che in questo momento siamo in Federterziario che possiamo usufruire di tutti i servizi messi a disposizione a Federterziario e anche quindi a Fonditalia. Benissimo, allora Tiziana, non possiamo che ringraziarti per essere stata qui con noi. Continua a godere di questa, sì, magnificenza che abbiamo alle nostre spalle. E bene, nel ringraziarti saluto anche tutti i nostri ascoltatori. Grazie a tutti.